L'estate prosegue, ma i gestori delle spiagge, ancora una volta, devono fare i conti con il problema dell'erosione, come dimostrano le testimonianze raccolte a Ponte Sasso, una frazione di Fano. Il mare sommerge le prime file di ombrelloni, condizionando l'attività lavorativa. La situazione attualmente è molto grave, ma la prospettiva è ancora più grave, perché purtroppo la situazione sta degenerando. Dai primi mesi che abbiamo aperto ad oggi c'è una erosione sempre maggiore, e credo che il problema non è per risolversi, perché non si risolve da solo, e purtroppo non è in prospettiva una soluzione di questo genere. Il mare ci ha eroso la spiaggia, abbiamo dovuto ripristinarlo a nostre spese. La situazione è al limite dell'accoglienza, le strutture sono seriamente compromesse, gli ombrelloni sono a bagno nell'acqua, in questo periodo particolarmente coinvolte dalle mareggiate. Dobbiamo intervenire continuamente con ripascimenti e livellamenti, e purtroppo è una situazione che complica moltissimo l'aspetto dell'accoglienza, che è la cosa più importante. L'aspetto peggiore è che siamo costretti a restringere sempre di più gli spazi per contenere, insomma, i nostri ombrelloni, che sono quelli necessari ad accogliere i nostri ospiti, perché la nostra comunque è una spiaggia riservata alla nostra clientela, non è una spiaggia di massa. Quindi per noi l'aspetto dell'accoglienza e della qualità è senza dubbio importante. Ci teniamo molto, ma questa cosa è ingestibile dal singolo operatore, perché deve esserci un'operazione collettiva. Quello dell'erosione è ormai un chiaro problema che si aggrava anno dopo anno. Negli ultimi 10 anni com'è cambiata la situazione? La situazione è cambiata molto, perché 10 anni fa avevo 6 file, invece attualmente ne ho 4 e mezzo. Da che eravamo noti per dare un servizio per cani particolare e apprezzato, siamo tristemente noti per avere la spiaggia più problematica, e quest'anno abbiamo dovuto rinunciare su 50 ombrelloni totali a circa 20 che non posso utilizzare costantemente, sia con mare calmo che con mare mosso, e spesso purtroppo questo numero aumenta di ombrelloni inutilizzabili. A poco è servito, secondo i gestori delle spiagge, l'intervento da 200.000 euro eseguito recentemente dal comune di Fano. L'intervento che è stato fatto è come a spot. Cioè, hanno buttato giù 4 sassi in croce. Invece noi abbiamo bisogno di un intervento importante, se no chiudiamo tutto. I buoni propositi del comune di fare un ripascimento, ma con risorse davvero molto risicate, può essere apprezzabile l'idea, è devastante la soluzione, perché si fanno ripascimenti a spanne, si fanno ripascimenti non equi e sostanziosi, e questo causa in qualche punto, come si può vedere in spiagge vicine, un aumento della sabbia della spiaggia e della protezione dell'arenile, e subito accanto, 50 metri dopo, ci siamo noi che subiamo le conseguenze di questo lavoro fatto in modo sbagliato, in modo errato, e purtroppo però questo causa la impossibilità di sussistere, perché stiamo parlando di una spiaggia di 50 ombrelloni che se ne vede togliere 20. Noi non riusciamo probabilmente a chiudere la stagione in modo dignitoso e comunque a dare un servizio dignitoso. Mando foto, mando video, tengo aggiornati i vari assessori al turismo, al Demanio, Fanesi, Lucarelli, il sindaco Seri, mi muovo anche con l'opposizione, e purtroppo io qua non ho mai visto nessuno, non ho mai avuto un cenno di, non dico tanto, ma far vedere una presenza tangibile, e non l'ho avuta. Non vengo, qualcuno raramente risponde ai messaggi, ma di sicuro nessuno si presenta, viene a vedere qual è la situazione reale, perché solo vedendola uno forse capisce, perché immaginandosela, guardando le foto, uno può pensare che sia il momento di una giornata di brutto tempo, e invece purtroppo non è così, ma nessuno lo sa, perché nessuna istituzione è venuta mai a trovare Matteo e l'Isla Morada Dog Beach.